Salve amici, buongiorno, ben ritrovati, sono qua. Oggi un video differente perché voglio fare dei ringraziamenti perché mi arrivano dei regali, guardate qua, mi arrivano dei pacchi, quindi vorrei ringraziare queste due persone e aprire questo pacco. Mi siedo qua nella quiete della domenica mattina, che stanno ancora tutti dormendo. Un po' anch'io perché ieri sera sono andata a ballare. Però insomma volevo condividere con voi che mi è arrivato questo paccone da Belluno. Lei è Letizia. Penso si tratti di spezie, ormai chi mi conosce sanno quanto amo. Sono innamorata delle spezie e credo che Letizia abbia un'attività, insomma, che di spezie speciali. E qua ci sono altri due pacchi di Patricia dalla Francia che è già la seconda volta che mi manda delle cose, mi ha mandato un pepe, quello che mi vedete usare. Wow! Cioè, queste sono emozioni, cioè che ti arrivano a casa dei regali di qualcuno che in fondo ti conosce solo anche, cioè, virtualmente, ok? Però, insomma, non è così scontato, così immediato. Letizia, questa scatola l'hai chiusa veramente bene. Ora provo ad aprirla. E sono proprio curiosa, ma proprio. Già il profumo, no, vabbè. Quanta roba. Ma qua è tutto un regalo. Vediamo un po'. Per Cristina. Allora, cominciamo. No, vabbè, cioè. Gente, guardate! Tutti pepi, pepe, pepe rosso rubino, pepe bianco, pepe nero in grani. No, va, guardate che spettacolo! E qua. E credo che queste spezie vengano dal Madagascar, poi le proverò poi. Saranno strabuonissimi, chiodi di garofano, via di rimbrulè con questo freddo, un pepe selvatico, un altro, pepe grigio, questo non credo di averlo mai avuto. Letizia, grazie. No, vabbè, guardate questo pepe rosa, meraviglioso, meraviglioso, io ne uso un sacco. Guardate, cannella in polvere, cannella. Cioè, sono le spese per non so quanto. Kumbava, Madagascar. Baobab, wow, fantastico. Ho proprio mangiato una pizza che non è tanto con una farina. E qua. Cosa c'è qua? No, svengo. No, questo svengo. No, questi sono i baccelli. Sono le bacche di vaniglia. Guardate che roba. A parte che costano un botto. Ma queste mi sa che sono veramente speciali. Via di dolci, che qua ci ingrassiamo. Caliamo, poi c'è un pacchetto, c'è un altro. Ancora.
L'anice stellato, questa è una delle mie spezie preferite. L'anice stellato, guardate un po'. C'è ancora. Letizia, mamma mia, quante spezie. Penso che Letizia poi alla curcuma. Oh, cos'è questa qui? Oh, guardate il colore di questa. Paprika dolce, no, guardate il colore, è fucsia, uno dei miei colori preferiti. Mi comprerei sempre delle maglie fucsia, io lo sapete. Guardate. Wow, dopo poi, non so, vi metterò anche il link di Letizia, perché mi sa che ha veramente della roba. Wow. Guardate, chi mi segue sa che uso il Macis. Allora, intanto qui c'è lo zenzero. Lo zenzero in polvere, che anche questo ne uso tantissimo. E guardate, vengo là vicino, vi voglio far vedere una cosa, che spesso parlo del Macis. Guardate, questa è la noce moscata. Vedete quell'involucro, quella specie di retina che ha la noce moscata? Quello è il Macis. E avere la noce moscata con il Macis attaccato, io qua non l'ho mai comprata. Veramente fantastica. Grazie Letizia, di queste spezie sono tantissime. Qui c'è un pacchetto. Guardate un pacchetto che è stato impacchettato, cioè la cura delle cose. Non tanto per il valore effettivo, però io quando vedo un pacchetto così, che è stato incartato con niente. Quando mettiamo amore in quello che si fa, funziona sempre. Funziona sempre, perché Letizia mi è arrivato il insomma, quello che c'è dentro. No, cos'è? L'arte di cucinare. Guardate, un libro datato. Per Cristina, con affetto, amicizia, Letizia. L'arte di cucinare. Guardate la carta di questo libro. Ercole Vittorio Ferraro. Quindi sarà un gran libro. Guardate che meraviglia. Cioè, Letizia, io veramente ti ringrazio di cuore, cioè, un regalo così grande, così tante spezie, per un'appassionata di cucina come me, credimi che le spezie sono bellissime. Grazie, grazie Letizia. Ora passo a Patricia, dalla Francia. Patricia, che mi segue da sempre, io ti lovo tantissimo. Sto usando solo il tuo pepe, meraviglioso. E mi sono arrivati altri due pacchetti. Andiamo a vedere. Patricia, per chi mi segue, la vede nei commenti, perché mi risponde sempre, mi fa i commenti quasi sempre in metà italiano, metà francese. Fantastica. C'è una lettera. Questo è quel pepe che non so mai pronunciare. È scritto Voatsi Periferinoir. Questo è quel pepe che uso spessissimo, che metto nel mio macina pepe. Anche questo penso venga dal Madagascar. Sì. Certo che in Madagascar quelle spezie, insomma. Ed è fantastico perché è agrumato, ha questo sapore, lo metto sulla carne, sul pepe, è meraviglioso, nei risotti, dopo averli mantecati, cioè è fantastico. Ah, qua c'è una lettera, ho bisogno di Gianni qui perché c'è del francese. Nostri auguri per il vostro stupendo progetto di agriturismo e in particolare un affettuoso saluto a Matteo, che è sempre in giro. Questo weekend è in giro con gli amici tra piscina. Oggi hanno la festa del gruppo della piscina con la mangiata, e quindi non c'è.
Qui c'è una lettera di ringraziamenti per tutta la famiglia, Tommaso, Gianni, Francesco, Nicola, tutti qua, guardate. Cioè, prendere la briga di mettersi lì, scrivere, prendere un regalo, spedirlo. Cioè, ragazzi, queste sono cose. E poi c'è quest'altro pacco che un po' avevo già sbirciato per la curiosità, perché viene sempre da Belluno, ma è Patrizia. Patrizia, mi è arrivato questo pacco tuo con questo biglietto, guardate, simpaticissima. Non chiamare Verza il cavolo cappuccio, che poi le signore vengono al mercato da me e fanno confusione. Baci. Grazie, hai ragione, in effetti spessissimo dico sempre Verza, Verza, Verza. Perché una è più grossa, una più sottile, invece c'è la sua differenza, c'è la Verza e il cavolo cappuccio. E cosa mi ha mandato Patrizia? Guardate, una mandolina. E sapete che questa mandolina così mi manca proprio. Quindi grazie Patrizia, grazie, grazie mille. E ho fatto un po' di confusione, ma vi ho fatto vedere che cosa meravigliosa. A volte può passare anche attraverso il web e che questo canale mi sta dando un sacco di soddisfazioni, oltre ai regali, ma i vostri commenti, quello che si è creato, persone che mi sono venute a trovare, persone che mi telefonano, persone che mi mandano delle mail. Devo dire solo grazie. Che queste sono delle belle cose. Sono quelle cose belle, quei bei momenti che arricchiscono ancora di più una passione, perché poi alla fine in fondo la cucina per me è una passione. Dico sempre, fortuna che mi piace cucinare, perché con una famiglia così, aiuto, se non mi piaceva. L'era un casin, nel senso che qui c'è da cucinare, infatti a quest'ora vado al supermercato che andiamo a fare le tagliatelle. Grazie, grazie a Letizia, a Patrizia, a Patricia, cioè, che vi devo dire? Grazie, grazie, grazie e ci vediamo presto in cucina. Ciao!